Ma bella ragazzi, sono Bardo Roy e oggi siamo qui su un nuovo episodio di Assassin's Creed Valhalla. Sono vestito identico all'altra volta, la stessa identica tutto, semplicemente perché sto registrando subito dopo. Oggi andiamo a recuperare quei cosi dei nani, andiamo avanti ancora con le missioni di Asgard, così che le portiamo a finire e poi ritorniamo sulla terra normale. Io vi lascio al video, vi ricordo un bel mi piace di iscrivervi al canale, di lasciare un commento se il video vi è piaciuto. Buona visione. Ok ragazzi, siamo qui dove ci siamo lasciati l'ultima volta. Andiamo a prendere questi passi di gatto. Dobbiamo fare degli indovinelli. Allora, dove stanno? Nota del passo del gatto. Sopra il portone della grande sala Norrena una gatta dorata siede paziente. Ma sì, senza quella, guarda, balza e scendi. Quando andrà verso la fine potrebbe toccare effettivamente il terreno. Ok, sopra la porta di mio padre. Lì è qua sopra. Grande porta. Silin, Salto. guidami. Sarà tipo là sopra. Ah, ecco là, l'ho visto. Guarda, l'avete vista? Sta sopra una cosa. Un venerlo. Sta lì la gatta bastarda. Ok. Devo seguire sta cosa io mo. Delle statue di Freya. Chi ti ha messo quassù, gattino? Ah, non era questa? Così. Vai, Utilizzo. Sinin. Ah, ok, posso. Mica l'avevo visto. Dunque è così. Fa strada. Ho scritto. Invece di ragazzare. Pensavo che non me la piava, un pazzico. Dove mi stai portando? Se l'hai fregato te sta a portare, bro. Salta. Sono tutti sti passi, eh. No, ci sono perso. Ah, porco Dio, me la sono persa, ha detto. Piccioni! Ciao piccioni! Balzo della. Posso far altro che scendere. Preso. Catturare un suono. Incredibile. Oh, piccolo patato! Ciao, ciao! Ciao! Vieni qui, fatti accarezzare di nuovo. Fatti accarezzare di nuovo. Fatti accarezzare di nuovo. Ti ha detto fatti accarezzare di nuovo, porco Dio. Ok. Racchiuso nella roccia sulla vetta più alta di Asgard, un seme giace nella fredda morsa di Mir. Riscaldano, portano nell'acqua, c'è un vecchio osso. No, aspetta, detto. Sulla vetta più alta di Asgard, un seme giace nella fredda morsa di Mir. La vetta più alta. Poi è qua. Penso che sì, questa è quanto arriva. Non so se è una vetta, questo è tipo un paese. Un paese. Sembra essere il posto giusto. Ecco il seme, racchiuso nella roccia della montagna. Serve del calore per estrarlo. Per vedere il calore io te posso da fuoco. Nel senso, posso fare così. Ha già costruito la base. Il costruttore è veloce, anche troppo. Il seme non metterà radici finché non lo immergerò nell'acqua.
Devo recuperare la radice per Ivaldi prima che attecchisca. Vediamo cosa saprai farne, Ivaldi. Dove torna l'amo? Facciamo il salto della muerte. Non tutta una scena quando devi buttare quella sopra. Andiamo alla cucina. Dovrebbe chiamasse cucina. Che nome? Ivaldi. È italiano suo nome. Quello è. Ho trovato tutto quello che mi hai chiesto. Quando finirai la tua corda indistruttibile? Non appena lo vorrà lei stessa. Non puoi affrettare questo genere di magia. Fluisce secondo ritmi propri. Okay. Chiamami quando sarà pronta. Comunque, dopo che abbiamo parlato di Ugr, un mio cugino di passaggio mi ha raccontato una storia. Non credo nelle coincidenze. Considerala un regalo. Cosa ti ha detto? Che il marito di sua sorella, Borin, ha bevuto dell'idromele di Jotunheim. E il suo Ugr è finito in una capra. Lo spirito di un nano nel corpo di una capra. E pensa, sua sorella non se n'era neanche accorta. Avi! Non voglio saperne niente. La torre è quasi finita. Non angosciarti, il tempo scadrà presto. Non abbastanza. Mi sento nella morsa di una trappola in procinto di chiudersi. Riconoscere di essere in una trappola è il primo passo per uscirne. Non ti importa che io vada in sposa a questo costruttore, vero? Sei la regina di Asgard, la custode di Folkvang, la guida dei caduti. Certo che mi importa. Eppure agisci come se io fossi... Ma non è vero, sì, io fa tutto il contrario, ma che cazzo vuoi? Ho sbagliato ad usarti in quel modo. Affronterò il costruttore e gli caverò fuori la verità. Delle scuse deboli. Ma non me romper cazzo, ho detto una portellata. Quando avrai finito con il costruttore, volgi la tua lancia verso Loki. Continua a trascinarci sempre più a fondo in questa faccenda. Ok. Se Loki trama qualcosa, mi assicurerò che sia punito. Patto di sangue o meno. Dunque ti piace una bella torre, eh? Non la mia opera migliore, ma ha un certo fascino. Dunque, dov'è la mia regina? Hai finito. La torre è funzionante. Manca una runa, ma la inciderò dopo il matrimonio. Sì, sto cazzo. Sto gran cazzo, bro. Anzi, di subito, t'ammazzo. Non puoi aver fatto così in fretta da solo. Il nostro accordo non vietava aiuti esterni. Ora, dov'è Freya? Sono stanco di aspettare. Aiuti esterni? Curiosa scelta di parole. Salute, Havi. Salute, costruttore. Abbiamo portato la tua sposa. Freya, mia amata. Ma cos'è quello sguardo maligno? Non è maligno. Freya è così emozionata da essersi rifiutata di mangiare e bere finché il matrimonio non sarà consumato. Ne sono lieto, ma anche sorpreso. Poiché questa unione le è stata imposta a sua insaputa. No, lo sapeva. Quando ha visto la torre, segno del tuo potere, ha riconosciuto la tua grandezza. Ma questa è una cazzata, chiacchiere. Noi abbiamo tenuto fede al patto.
Ora concluderai la tua opera? Sono desolato, ma non ho mai visto uno sguardo così selvaggio. Perché sembra così feroce? Sveglia o dormiente, i suoi occhi sono immersi nella tua immagine. Non sa vedere altro. Altro che l'amore o altro che il disgusto? Non capisco ciò che intendi. Falla finita e baciala, sacco di sterco! Concludi questo rituale! Sì, un bacio. Un assaggio per stimolare l'appetito. Che schifo. Delizioso. Le tue labbra sono due cuscini su un letto di petali di rose. E le tue fredde e ruvide come pietra grezza. Che inganno è questo? C'è qualcosa Dai. Che non va. Era Loki. La sua voce è ripugnante. Qualcuno in vero la trova seducente. I lupi, forse. Tradimento. Portatemi la vera Freya o ritirerò la mia offerta. Faccio da sola, se non vi dispiace. Freya non serve. Non vi rimane niente, Aizen. Solo questo inutile monumento alla vostra inettitudine. Sei un bravo ragazzo, Thor. Non giocare col fuoco. Saluta, Freya. E tu, Havi? Volevi sottrarti alle tue responsabilità evitando di scegliere. Ma così facendo è comunque scelto. E guarda dove ci hai portati. Non sarai il premio di nessuno. Se non mi rimarrà scelta, combatterò per te fino a straziarmi ossa e muscoli. Questo triste spettacolo è stato messo in scena per me? La carcassa putrefatta di un cigno che non muove di più. Finisci la tua opera, o soffrirai. Niente Freya, niente scudo. Lascialo perdere, Havi. So dove tiene il suo pigmento magico. Mostramelo. Thor, Tyr, sorvegliate il nostro ospite. Freya. Spero che potremo parlare a cose fatte. Freya sta a fa troppa cotta, di don destro. Perché vesti ancora i panni di Freya? Mi ricorda la posta in gioco. Torna te stesso, fa impressione. Che tanto, beh. Fa schifo. Dove andiamo ora? Per un attimo era diventato un manichino, visto? Non lavo in un momento. E quindi? Non sai dove tiene le sue scorte? Devono essere vicine. Non si è mai allontanato. Quasi mai. Vabbè, te passi qui. Ok, qualcosa qui. E qua? Non interagisci, che cosa fa? Impronte. Grandi impronte. Ma no, vedi con chi c'aveva a che fa sta merda. Ecco dov'è il covo del verme. Sono i famigli del costruttore. Altro sotterfugio. Il costruttore me la pagherà. Il costruttore è un fan. Se sta a fare aiuto da stipo. Ci sono guardie, c'è un tesoro. C'è una corda. Aiutami a smontare. Questa? Aspetta. Cioè, è chiusa dalla magia, tipo. Cosa c'è, Havi? Loki. Conoscevi già il costruttore prima che lo incontrassimo alla torre? Intendi conoscerlo di persona o di fama? Lo hai invitato tu qui. Io... sì, l'ho fatto. Ha salvato mio figlio da Jotunheim. Così l'ho portato qui per aiutarlo a trovare lavoro. Tutto Loki. Qui. Sistema le cose, Loki. O infrangerò il coltello e te ne dico sotto la gola. Vale anche per tuo figlio, chiaro? Limpido come il cielo, supremo. Questo bravo ammazzame. Gli faccio male io, Altri cervi. Vada, ti guarderò le spalle. Ciò non mi conforta. Meglio avanzare in silenzio. Sangue di Non ce la farà. Dai, Loki se ne era a porta. Voglio
quanto salta la destra. Meglio avanzare in silenzio. Ora mostra! Loki, abbatti questi mutaformi! Bim, caccio un bel... Bam! Che mi sta attaccando? Cazzo! Dai, guardando, padre! Imbecille, imbecille, imbecille. Spero di no. Prendiamo il pigmento e andiamo. Oh, questa è l'ultima. Eccolo, ragazzi. È l'ultima lacrima dei chimio. Adesso possiamo. Dopo andiamo là, eh. Dopo andiamo a fare rituales. Poi il pigmento. Dunque dileguiamoci come ombre alla luce. Da dove? Avi ritorna. Sta lì, costruttore. Abbiamo finito. Ok. Ho capito perché vanno a portare il pigmento. Forse per fargli finire l'opera per forza, perché sennò gli taglia una gola. Così male non è. Siete sopravvissuti. Che delusione. Gli invasori di Jotunheim li abbiamo sterminati. Per lo scroto di Buri! Posso ucciderlo ora! Non abbiamo bisogno di questo traditore. Termineremo la torre da soli. È il mio Ugr ad alimentarlo. È legato a me grazie alla magia del vostro regno. Hai corrotto le nostre sacre acque. Non possiamo che ucciderti. Ma che intuizione! Dovrebbero chiamarti Dio del senno di poi, il veggente del passato. Perché non gli menano tanto? Io terminerò l'iscrizione. Costruttore, tu resti qui. Voi altri, andate. Eraz, runa della protezione. Flagello della mia gente, ladro, menzognero, non ho costruito la torre per tenere lontani i tuoi nemici! L'ho costruita per intrappolarti! Sì, ed era un percorso. E la Madonna! Terminare il mio popolo senza mai pagarne il prezzo, tu e quell'idiota di tuo figlio! Hanno pagato la loro arroganza con la mia. Oh. Come la raggiungo? Mettacci le idee. Merda, mancato. Liscio. Liscio. Oh. L'altro potrei colpirlo alla testa. Posso fa niente. Chiudo le frecce. Dove coltellare? Muori, muori, godo. Godo, godo. Fagli male. Bravo. Bravo, bravo che stai a far male così. Godo, pezzo de merda. Lo Jotun è morto. E con lui la sua magia. La cosa di Turba, ingannatore. Che cosa stai insinuando? C'eri tu dietro a tutto. Disonorevole, infido, bugiardo. Tu pezzo parli di merda. Onore, Freya. Il tuo letto ha accolto più uomini dell'intero regno di Midgard. Hai davvero un bel coraggio a parlare di lussuria. Tu hai messo al mondo un lupo. Non accetto prediche dal signore delle paternali. Colui da, che ammazza, si eccita alla sola idea di inventare Iacola io, dalla sua Iacola. E prima che tu brandisca il tuo martello, Thor, ricorda. Senza la tua arma vali quanto un troll. E sei due volte più stupido.
Tu, fetido scroto gonfio degli scampi. Ma com'è scroto gonfio? Insulto più bello della storia, userò solo questo adesso. Scroto gonfio. Bellissimo, scroto gonfio è bellissimo. Tutti i tuoi sforzi per scroto gonfio serviranno solo ad avvicinarti al suo corso. Fa attenzione, o potresti diventare l'artefice della tua stessa fine. Adesso così. Lascialo. Non creerà problemi finché suo figlio è prigioniero. Forse un assaggio di ferro gli tapperebbe. Può essere. E ora, sapiente, siamo tornati al punto di partenza. Il Ragnarok giungerà. Siamo ancora in pericolo. Forse la soluzione è a Jotunheim. La chiamano magia dell'Ugra. Ci andrò di persona per scoprirlo. Finché non deciderò diversamente, l'isola custodirà il figlio di Loki, che nei tempi a venire diventi un rifugio per tutti i lupi. Veglierò su di lui come fosse mio figlio. Dai. Lascio il reame nelle tue sagge mani, mia regina. Se le mie saranno vuote quando tornerò, esse accoglieranno il mio fato. Sì, non ti invento niente. La grande pini. Ok ragazzi, quindi siamo... E forse abbiamo finito, dopo questa missione, sarà la fine del... La fine di della cosa di Asgard. Da una parte. Lo so, no? No. Posso sbagliato. Posso sbagliato. Qua c'era una lacrima. Ok. Facciamo questo cazzarola di donazione qua, ragazzi, si chiama. Così almeno vediamo insieme che cosa ci dà. 30 lacrime di Ymir. Vai. Cioè, allora, io ho speso 4 ore e mezza della mia vita per ottenere solo e soltanto dei mannaggia alla... tutto, qualsiasi cosa vi viene in mente, per 5 punti potenza. Vero, bro? No, ho finito così finito così Asgard. Ah, buono. Posto. Abbiamo fatto. Meno male che mo sono levato subito a Tareplor. Almeno non ci devo ritornare. Bentornato. Hai un viso radioso e occhi più sereni ora. Raccontami tutto ciò che hai visto. Voglio tremare. Io... Ecco, sono stato ad Asgard, nel regno degli dei. Ho visto con gli occhi di Odino, come dicevi tu. Nelle visioni incarnavo la sua forma, vivevo la sua vita. Nel suo corpo ero me stesso, ma ero mosso dai suoi scopi. I suoi pensieri mi erano chiari quanto i miei. Ero me, ma in lui coesistevamo. E cosa hai appreso? Più che apprendere, sentivo ogni cosa. I suoi timori, i dubbi, gli amori, le passioni. Incredibile. Che altro? Come fa strano. Mi intrattenevo con Loki, l'ingannatore. Litigavamo spesso, come due fratelli. Ma tale inimicizia degenerava. Mi svelava di avere generato un lupo. E io mi infuriavo. Perché ti aveva nascosto la verità? Sì, poiché sapeva che i lupi erano banditi da Asgard. Ha ignorato un mio ordine. Forse la visione vuole suggerirti qualcosa. Che devi affrontare una paura e trovare il perdono nel tuo cuore. Forse, ma la visione proseguiva e io mi prefiggevo uno scopo. Per conseguirlo, avrei dovuto raggiungere Jotunheim.
E poi mi sono svegliato. Interessante. Cos'altro ricordi? Gli diamo tutto a sto punto. Ricordo una profezia sul Ragnarok. La distruzione del mondo e la fine dei tempi. E le Norne mi parlavano del grande lupo Fenrir, assetato del mio sangue. Ma c'era qualcos'altro. Speranza. Non ero turbato dall'imminente cataclisma. Forse questa parte aveva lo scopo di ispirarti coraggio. Sei davvero in contatto con gli dèi. C'è altro ancora? Nient'altro. Niente che avesse grande importanza. Il sogno è svanito. Eivor, non avevo mai sentito divisioni come quindi, questa. Ovviamente Eivor e Odino sono collegati. Lasciami facili. Sola. Devo pensare a ciò che hai condiviso. Ok, quindi in teoria... Ok. Dottor. Eivor morso di lupo, sei tu? Sì, sono io. Te chi sei? Ti conosco? Non ricordi perché eri giovane, ma io fui ospite a casa tua molti anni fa. Questo è per te. Il corno da idromele di Suttungra. Com'è possibile? Puoi evocare oggetti dai sogni. È solo una copia. L'ho creato da una storia che mi fu raccontata da tuo padre. Lui è morto e io lo offro a te. È proprio come lo immaginavo. Nella mia mente. Da come Varin lo descriveva. Hai creato oggetti da altre storie? Solo se il narratore era bravo. Tuo padre lo era. Sarebbe stato un buon scaldo. Puoi riuscirci anche da sogni o visioni. Puoi evocare cose da un altro mondo. Alcuni sognatori non parlano, altri non sono chiari. I veggenti parlano troppo e offuscano la visione con... Che cos'è questa storia di evocare cose da un altro mondo? Più che altro... immaginarle nel nostro. Quando ho l'immagine, la sua forma mi parla in una lingua che ancora non riesco a comprendere. Questo è il corno di Suttungra, Valka, da Jotunheim, come gli fu descritto da Varin. Non mi piace quest'idea di smerciare visioni. Ma se serve a rievocare bei ricordi di tuo padre, forse può rivelarsi utile. Va bene. Ti porterò una pozione che permetterà a Eivor di sognare con chiarezza. Se te ne approfitterai, avrai una morte dolorosa. Non devi disturbarti tanto. Potresti darmi la ricetta. Ti porterò una pozione. Non andare troppo a fondo. Non sappiamo se dovrai pagarne il prezzo. Vabbè, bro, chilla. Non pagheremo alcun prezzo agli dèi. L'hai sentito? Non prende nulla dai loro mondi. Si limita a immaginare e costruire. Intendevo ciò che pagherai a te stesso. Preparerò il mio laboratorio. Torna da me quando vorrai iniziare. Marca, mette un po' d'ansia, però, cioè... Inquieto. Il secondo genio di Odino è Badr, così amato e ben voluto da tutti che sembra abilato di luce proprio. Dopo la morte di Badr per mano di Surtr, morti credettero che l'Avila potesse perdere ogni volontà. Ma questo non era l'inizio della sua fine predetta della strega dei morti. L'artecida di Mondi aveva semplicemente deciso di compiere un'altra impresa impossibile. Ma che senti? Dove stiamo secondo voi, raga? Cosa è chiaramente Odino, raga? Qua è proprio vestito pure da Odino. Pieno di gente. Che dovrò ammazzare sicuramente. Non capisco se è Asgard distrutta. Munin! Bello il corvo di Odino.
stupendo. Quando mi sei vicino, caro corvo, la mia memoria è chiara. Lo scopo è preciso. Bello. Qua giù a Niflheim, è tutto più confuso. Bello che corvetto, guarda che bello, Leo. Lo sai, non puoi seguirmi. Riesco a malapena ad attraversare la barriera difensiva. E solo se abbandono le mie fide armi. Non offenderti. Se ti perdessi, chi resterebbe a ricordarmi il mio scopo? C'è ragione, no? Sì, Baldr, mio figlio. Luce del mondo. Prigioniero nel castello di Hel. Ci è stato portato via. Ci è stato tolto. Non mi darò pace. Sconfiggerò il destino e libererò Baldr dal mondo dei morti. Ok. Hai ragione, Munin. Se voglio farlo, sarà meglio agire in fretta. È tempo di fare visita a Hel. Questo è l'accampamento di Odino. Ok. Ma ragazzi, anche per questo episodio è tutto. Al prossimo continueremo questa storia di Odino. Andiamo a salvare Baldr dal castello. Io vi ringrazio di aver guardato l'episodio, vi ringrazio di essere stati qui con me. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto il video e di commentare e di iscrivervi al canale, ovviamente, che ragazzi siamo arrivati a 136, una cosa incredibile, grazie di cuore. Vi mando un bacione, ciao ragazzi.